Ancora per un po', noi adesso invece ce ne andiamo in Puglia per scoprire insieme la particolare storia di un paese sul mare. È Rodi Garganico. Nell'Ottocento, grazie all'esportazione di agrumi e alla sua marineria, era una vera potenza economica. Oggi che è inserita nel Parco Nazionale del Gargano, che per la qualità delle sue acque ha conquistato, pensate, più di una bandiera blu, punta su di un nuovo concetto di turismo. Il promontorio di Roto è grande e dilettosa altura sulla costa italica, tutta coperta da una selva di aranci e limoni. Così Gabriele D'Annunzio descriveva Rodi Garganico nel 1912, anche se i primi riferimenti storici sull'esistenza delle coltivazioni di agrumi nel territorio risalgono intorno all'anno 1003, quando Melo, principe di Bari, fece omaggio ai Normanni dei pomi citrini, i frutti di melangolo o arancio amaro, per mostrare loro la fertilità e ricchezza della terra del Gargano. Furono probabilmente i monaci i primi a introdurre arancio e limone in questa zona, che grazie al particolare microclima e alla presenza di numerose fonti di acqua, colonizzarono la fascia costiera, dando vita a un fiorente e rigoglioso commercio, che fece di Rodi Garganico nell'Ottocento una vera e propria potenza economica e le valse il titolo di Conca d'Oro del Gargano. Gli agrumi sul Gargano sono sempre esistiti e sono stati sempre coltivati in maniera poi molto importante dall'Ottocento in poi. Tutti i proprietari della zona erano raggruppati in alcune società, una a Rodi era la società agrumaria, che era poi la società più famosa del tempo, e a Vico, per l'esattezza San Menaio, ce n'era un'altra che si chiamava La Produttrice. Nella seconda metà dell'Ottocento abbiamo l'arrivo a Rodi Garganico del signor Francesco Saverio Ciampa, che sposta l'asse della produzione e soprattutto della vendita, perché essendo un grosso armatore napoletano incomincia a prendere questi nostri prodotti e a portarli in America. Tutte le aziende che facevano parte della società agrumaria si adeguano, il loro prodotto cambia aspetto, diventa più bello, viene impacchettato in casse che vengono ricoperte di veline, di bellissime manifesti stampe, che poi sarebbe l'odierna pubblicità. Tutto il territorio, ma soprattutto tutta la popolazione, era interessata a questo lavoro e a questo commercio. C'erano gli uomini che provvedevano a realizzare e a coltivare questi agrumi. Le donne facevano il lavoro invece nel magazzino, dove venivano impacchettate, lavorate, selezionate questi prodotti per essere poi esportati. Il lavoro nei campi durava tutto l'anno, il lavoro ovviamente nel magazzino veniva maggiormente nel periodo di massima produzione, che per il nostro prodotto parte dalla fine di febbraio, inizi di febbraio, dipende poi dal periodo e dalla stagione, fino al mese di luglio e di agosto. Quindi dicevo, questa produzione che veniva poi esportata in America e che ha conosciuto i fasti fino alla fine più o meno dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento Francesco Saverio Ciampa, per problemi legati alla sua attività marinara, purtroppo non può continuare questa esportazione e il prodotto, diciamo, e tutta l'attività collegata agli agrumi va in un attimo in decadenza. Il tutto viene poi ripreso da mio nonno, che dalla fine dell'Ottocento riapre il commercio non più con l'America ma con l'Europa, soprattutto Trieste, quindi l'utilizzo poi della flotta marinara rodiana per arrivare a Trieste, per aprire i mercati del centro Europa, dalla Russia alla Scandinavia e tutti i paesi dell'Europa centrale. Voglio sottolineare che il limone che noi produciamo, il Femminello, è il limone più antico d'Italia. E produciamo anche un tipo di agrume che è la duretta, che è unica ed esiste solo sul nostro territorio.
La vita dei rodesi non era comunque facile. Anche se le rendite agrumarie erano ingenti, la popolazione viveva spesso al limite dell'indigenza e sempre era presente il pericolo del gelo che avrebbe potuto in un attimo spazzar via la produzione e danneggiare le piante. Per questo, ogni volta che nevicava, si portava angosciosamente in processione la Madonna della Libera, protettrice di Rodi, affinché intervenisse a mitigare la temperatura. Il brutto tempo era un incubo anche per la gente di mare. Nonostante la marineria di Rodi occupasse un posto rilevante tra i porti dell'Adriatico per il movimento merci sul mare, già nell'Ottocento contava circa un'ottantina di trabaccoli a vela, circa 500 marinai e un 300 portuali, l'unico punto di approdo era costituito da una banchina. Si faceva un mezzo carico sotto la banchina, poi si allontanavano e con le piccole barche si finiva da caricare le barche che stavano alla rada fuori. Per portarle a terra facevamo, ci stavano delle palanche, come si chiamava, come le chiamate, questi pezzi di legno che li mettevamo il segole sopra, c'era largo a terra e le tiravamo a terra. Allora era un po' disagioso la vita, perché dovevamo fare tutto a mano. Poi è vero, quando dovevamo rimeggiarsi, dormivamo sempre a bordo delle barche, perché serviva, diciamo così, la manutenzione. Di notte scendeva il mare forte, e che dovevamo, vero, trattenere queste barche quando facevano, diciamo, quando giocavano in mare, ecco. Prima non ci stavano motori, è vero, andavamo soltanto a vela, e quando stava il cattivo tempo, facevamo la rada con le ancore buttate in mare, è vero, e che il mare si trascinava verso terra. E allora quando andavamo a terra era finito tutto là, è vero, le barche si macellavano e noi magari, è vero, se potevamo, diciamo così, sopravvivere. E facevamo questa vita da cani, diciamo, fin quando arrivava il carico dell'Arancia di Muni, che poi partivamo e andavamo verso Spalato, Lissa, Comisa, da quelle parti. Zara, Piume, Povera, e portavamo tutto la merce. E c'erano una quarantina di barche, è vero, che facevamo tutto questo trasporto. E poi è successo, è vero, che venendo la Seconda Guerra Mondiale è distrutto tutto. Il traffico era chiuso per la Dalmazia, perché non si facevano più andare, che si prendevano prigionieri. E ognuno che aveva delle barche, sa, l'hanno portato in disarmo, sono sfasciate. Insomma, è ridotto a macello, ecco. Che poi è vero, ognuno ha preso un'altra strada. Io per esempio sono stato pure emigrante in Canada. Sì, perché non potevo fare più niente qua. E allora sono andato in Canada. Con la chiusura delle più importanti rotte commerciali dell'Adriatico, l'economia rodense subisce un ulteriore declino. Inizia l'epoca dell'emigrazione verso le città industrializzate del nord, Torino in primis, e dei 7.000 abitanti, a Rodi ne restano solo 3.000. L'America ormai coltiva agrumi in California e dei passati fasti restano solo tracce nelle decorazioni cittadine e nell'annuale festa delle arance a maggio. L'ultimo scorcio del secolo passato ha visto l'avviarsi di un nuovo tipo di economia, il turismo, che però non ha ancora trovato un assetto stabile. L'esigenza del porto di Rodi è stata avvertita fin dalla fine dell'Ottocento, patrocinata da Pasquale Scuglia, fine Ottocento, poi ripresa ancora ai primi del Novecento, legata soprattutto questa esigenza al dare uno sbocco alla ricca produzione agrumaria di Rodi. Però purtroppo la realizzazione di questo porto non ha mai trovato diciamo, le vie giuste, per cui si è andata man mano affievolendo nel tempo e è stata addirittura accantonata nel momento in cui il commercio agrumario a Rodi purtroppo è andato declinando e addirittura finendo. E si è mantenuta così nel tempo questa idea di realizzare un porto commerciale a Rodi, anche se un porto commerciale a Rodi senza il commercio agrumario ormai finito diventava anacronistico. Pertanto solo recentemente, inserendo la realizzazione del porto in un contesto completamente diverso, in quello che è la nuova realtà economica di Rodi, cioè quella turistica, ecco, si è pensato, affidandosi ad un'impresa privata e non più ai fondi pubblici come fino ad ora si era sperato, di realizzare un porto turistico.
Il porto, che sarà consegnato prima dell'inizio della stagione estiva, è completamente realizzato con le pietre di Apricena, paese distante pochi chilometri. Pietre di questa terra, quindi, del colore di questa terra, e che di questa sembrano formare un naturale prolungamento. Progettato e costruito secondo le più moderne concezioni dell'edilizia ecosostenibile, ma con occhio attento al turista che ne sarà il fruitore, l'approdo potrebbe costituire un trampolino di lancio verso una nuova stagione economica.